c'è un avvicinarsi alla politica da parte di tutti, in particolar modo dei giovani, e penso che la presenza mia, la presenza di Emanuele Sceusi questa sera qui, la presenza anche di altri giovani in lista con noi, testimoni come effettivamente c'è stata un'inversione di rotta, quantomeno qui a Campo Felice. C'è in atto quindi un ricambio generazionale nella politica di Campo Felice, e ritengo che questo ricambio generazionale sia frutto di alcune scelte precise che questa amministrazione in primis ha voluto effettuare. Si ha sicuramente la coscienza in questo momento da parte dei giovani di una cultura nuova, di un nuovo modo di fare politica. Si è avvertito, mi piace dire, la sensazione che in questi 5 anni si sia verificata una rivoluzione culturale, una rivoluzione culturale in cui è cambiato il modo di intendere e il modo di fare politica. Prima di tutto perché questa amministrazione ha posto in primis il rispetto di principi fondanti, la propria azione, ha posto il rispetto per questi principi come obiettivo principale da perseguire, ha posto la collettività al centro della sua azione politica, mettendo da parte molto spesso l'interesse del singolo. I principi di questa amministrazione li abbiamo riportati nel programma: la partecipazione, la trasparenza, la giustizia sociale, la solidarietà, tutti i principi che abbiamo dimostrato di saper portare avanti. Quando abbiamo parlato di trasparenza, di partecipazione, io ripenso sempre a quella manifestazione che fu fatta dalle suore sull'outlet. Qualcuno ci critica ancora perché non è stato fatto l'outlet là sotto, perché abbiamo cambiato idea. E allora significa, secondo me, che non hanno capito assolutamente nulla. Perché l'outlet là sotto non è stato fatto perché questa amministrazione, con il suo modo di fare, con il suo modo di rendere partecipi i cittadini delle scelte dell'amministrazione, ha capito, dopo un'attenta analisi, che l'outlet, fare quella struttura là sotto, non era sicuramente ciò che per Campo Felice rappresentava il meglio. Perché ci siamo resi conto che ci poteva essere un diverso sviluppo per quell'area in cui Campo Felice ha visto i suoi cittadini morire, in cui molti cittadini hanno sacrificato le loro terre per la speranza illusoria di un domani migliore. Abbiamo capito che non era quella la strada da intraprendere, abbiamo capito grazie a una partecipazione dei cittadini attiva nella scelta di cosa dovevamo fare. Quindi ritengo che non sia corretto che ci si additi dicendo: no, hanno cambiato idea. Abbiamo cambiato idea perché abbiamo deciso cos'era meglio per Campo Felice. I principi dell'amministrazione, spesso sento dire la legalità, think una hucca che legalità. Vedete, anche questa volta, legalità, probabilmente non avete capito a cosa ci riferiamo. Quando si parla di legalità non si parla soltanto dell'antimafia, quello sicuramente in primis, si parla prima di tutto di una cosa, di porre come strumento principale per il perseguimento dei propri obiettivi quello del rispetto della legge in tutti gli atti, in tutti i comportamenti, in tutto ciò che l'amministrazione pone in essere. La solidarietà, mettere tutti sullo stesso piano, rinunciare agli interessi dei singoli, metterli da parte, perché la prima cosa è l'interesse della collettività, di tutta la città. Tutto ciò, tutto quello che l'amministrazione vasta in questi 5 anni ha portato avanti, ha sicuramente fatto crescere quella che è una delle caratteristiche principali probabilmente di questo movimento, cioè la sua credibilità. La credibilità di un'amministrazione che ha saputo porsi degli obiettivi e ha saputo raggiungerli. Da 30 anni a Campo Felice si parla di 3 cose in ogni campagna elettorale: AFEM, Roccella, Lungomare.
Questa è l'unica, la prima amministrazione che è capace di venire qui in piazza e poter dire che quantomeno parzialmente questi problemi sono stati risolti. Stiamo lavorando per continuare ancora. Sapete benissimo come è stato firmato il mese scorso il protocollo per l'AFEM che prevede la dismissione, la bonifica di quel sito, e non si venga a dire in questa piazza che noi non abbiamo pensato alla bonifica, perché l'abbiamo posto come condizione principale prima di fare tutto il resto. L'AFEM e la Roccella, abbiamo recuperato le nostre tradizioni, i nostri valori, i nostri principi, la nostra identità, il nostro nome, il lungomare. Abbiamo lavorato affinché quell'asfalto che è stato posto qualche anno fa diventasse poi una realtà. Qualche sera fa Franco vi illustrava come di qualche giorno fa il parere favorevole della soprintendenza che ci permetterà poi di realizzare il progetto definitivo per il lungomare. Si tratta di obiettivi che ci eravamo posti nel 2006 e che abbiamo raggiunto, continueremo a lavorare per definirli. Questo ci ha permesso, ripeto, sicuramente di mostrarci a voi come persone credibili, che credono in una cosa, che la pongono come obiettivo e che la realizzano. Bravo! Io, a questo proposito, permettetemelo, che il professore Pedalino me lo consenta, io lo stimo professionalmente, umanamente, però mi chiedo, se noi qui stasera abbiamo la possibilità di dire a voi noi siamo delle persone credibili, qual è politicamente la credibilità di quest'uomo? È una domanda che mi sono posto sin da settembre, quando si è dimesso da assessore. Mi chiedo, una persona che fa l'assessore per 4 anni e mezzo, la nostra politica economica è stata sempre quella, dall'11 giugno del 2006, quando Franco è stato eletto sindaco, 24, a settembre del 2010, quando lui si è dimesso, la nostra politica è stata sempre quella. Cos'è che dopo 4 anni e mezzo ti ha fatto cambiare idea, ti ha fatto dire alla cittadinanza io non sono d'accordo con la politica economica? Mi sento, come persona che faceva parte di quell'amministrazione, mi sento un po' preso in giro. O forse devo pensare che quando lui si dimette da assessore e si candida a sindaco, forse non è noi che sta prendendo in giro. È possibile che stia prendendo in giro il popolo di Campofelice, perché la verità è non è che se non sei d'accordo con la politica economica nostra, probabilmente bastava solo dire semplicemente e sinceramente che avevi la sola ed esclusiva voglia di candidarti a sindaco. È questo che non ti permette di considerarti cittadino di Campofelice. Tu lo sei, sei residente a Campofelice, sono le tue idee che non hanno diritto di cittadinanza qui, perché noi questo paese lo amiamo e lo vogliamo amministrare bene. Tu lo vuoi semplicemente conquistare e comandare, e questo sinceramente queste persone non te lo permetteranno. In questi 5 anni abbiamo lavorato, ritorno al discorso della credibilità, siamo stati credibili perché abbiamo lavorato in tutti i settori, giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto, anche la notte. Abbiamo lavorato per il sociale, abbiamo lavorato per i giovani, abbiamo lavorato per l'associazionismo e a favore dell'associazionismo. Adesso, per i prossimi 5 anni, dobbiamo strutturare ciò che si è portato avanti, ovviamente qualora il popolo volesse concederci ancora il suo consenso. Prendo ad esempio di quello che intendo per strutturare il lavoro fatto, il piano regolatore. Abbiamo programmato per 5 anni, e badate bene, se qualcuno ancora dice e pensa che 5 anni per l'approvazione del piano regolatore sono tanti, considerate che in Sicilia ce ne vogliono mediamente 10 e in Italia 6 in media. Qui in 5 anni noi abbiamo il piano regolatore al momento pubblicato nell'aula consiliare. Abbiamo cioè progettato ciò che prevediamo per Campofelice per i prossimi 20 anni, per i prossimi 30 anni, uno strumento urbanistico che serva a migliorare ciò che il vecchio piano di fabbricazione non prevedeva, cioè uno sviluppo che probabilmente nessuno si aspettava a livello demografico della città. Abbiamo lavorato per la sistemazione delle cose che sembrano le più scottanti in questo momento, la sistemazione delle piane, ma non dimentichiamo, lasciamo stare
dico, non parliamo soltanto delle piane, io sento sempre le piane, perché ci sono anche tante persone che pur non vivendo nelle piane, vivono alla periferia di questo paese. Penso alle persone che stanno in Contrada Stretto, via Molino, ai margini della città. Tutte queste persone hanno uguale diritto di vedere la loro città migliore, e lo abbiamo previsto, andate a guardare il piano regolatore, vedrete cosa è stato previsto per quelle zone. In questo senso, e mi avvio a concludere, un altro, penso il più importante, l'abbiamo messo pure nel simbolo, un altro principio, più che principio, una cosa che ispira la nostra attività amministrativa è la continuità. Come ho detto, ci siamo mostrati credibili nei confronti della cittadinanza. Adesso ci riproponiamo a voi nella continuità con quanto abbiamo già fatto, con quanto abbiamo dimostrato a voi di saper fare. Io faccio ancora una volta un appello ai giovani, ma anche a voi. Ritengo che sia il momento questo di un vero ricambio generazionale. È stato iniziato un percorso da questa amministrazione, da Franco Vasta, dalle persone che lo hanno accompagnato. È stato iniziato un percorso nuovo. Penso che questo sia il momento migliore perché avvenga a Campofelice un ricambio generazionale, perché veramente i giovani possano diventare protagonisti del loro futuro, protagonisti dell'azione amministrativa. Oggi, tornando da Palermo e concludo, guardavo, c'era un manifesto fuori che mi ha fatto pensare e pensavo a quante persone, quando ho intrapreso questa avventura, mi chiedevano: ma che tu fici fare? Beh, vedevo quel manifesto che riassume in buona sostanza quello che penso. C'era scritto così: se lasci cadere l'opportunità di essere utile agli altri, perdi una delle più forti e gratificanti esperienze della tua vita. Grazie.